nostro pane si basa sulla lavorazione di materie prime senza aggiunta di additivi chimici. Lavoriamo soprattutto con prodotti naturali. Salvatore Giarrizzo, dirigente accompagnatore della nuova Rinascita Patti, che è iniziato il campionato di prima categoria. Come andate intanto in queste prime giornate? Ma rispetto alle attese, diciamo che abbiamo una sconfitta in più, perché domenica abbiamo perso su un campo sì ostico, però era una partita dove noi potevamo fare sicuramente meglio, e cioè quella contro la Duilia. Ovviamente la prima giornata abbiamo perso in un campo dove presumo che sia la squadra che dovrebbe vincere il campionato, comunque lottarla insieme alla Virtus, però quella di domenica un po' la sconfitta brucia. Invece c'è stata la bella vittoria sul neutro di Capodorlando per l'indisponibilità del Gepi Faranda. Sì, abbiamo vinto 4-0, non è stata una partita semplice, soprattutto nel primo tempo. Poi è venuta fuori la nostra tecnica e anche la parte atletica, e da lì poi ci sono stati questi 4 gol che ci hanno permesso comunque di vincere, parlo della seconda parte della partita, di vincere in modo agevole. Un gol bellissimo di questi 4 siglato da Semmardamo, un fiore all'occhiello di questa squadra, un lusso forse per la nuova Rinascita. Sì, assolutamente sì, ha fatto un bel gol su punizione, a parte il gol ha fatto tante altre giocate, ovviamente non è un lusso soltanto per la nuova Rinascita, ma per l'intera prima categoria. È un giocatore che noi cercheremo in tutti i modi di trattenere e di coccolare. Ovviamente non sarà facile, però noi ci proveremo. Semmardamo, che purtroppo però domenica non ci sarà contro la Promende. Sì, purtroppo ha avuto un doppio giallo, quindi una giornata di squalifica, pazienza, dico, faremo quadrato intorno alla squadra e non mancano sicuramente gli elementi di spicco oltre a Sam. Vinceremo questa partita anche per lui. E si ritorna a Patti finalmente, dopo la semina del manto erboso si può rigiocare nel vostro terreno, nel vostro campo preferito. Sì, finalmente sì, è stata fatta la semina, il campo è in buonissime condizioni, speriamo che ci sia anche una bella giornata in modo da permettere ai nostri tifosi di venire a tifare e a guardare la partita dagli spalti. Quindi ci saranno anche sicuramente le tribune aperte, perché abbiamo presentato tutta la documentazione alla polizia, stiamo aspettando risposta, però non ci dovrebbero essere problemi.
SRL incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente.